Ok, allora dovremmo esserci. Vittorio, ci senti? Sì, ma io sono qui, si sente bene? Benissimo. Perfetto. Allora, direi che possiamo cominciare. Vabbè, oggi siamo qui dopo diverse settimane di mobilitazioni studentesche in tutta Italia, che a partire da un'idea comune di cambiamento, di una scuola diversa. Perché la scuola pubblica italiana, penso lo sappiamo tutti, è piena di problemi. Da decenni studentesse e studenti in tutta Italia, in tutto il mondo, fanno sentire la loro voce per un cambiamento, per una scuola diversa. E oggi siamo qui insieme, verso il corteo nazionale di venerdì 18 febbraio, per immaginare insieme com'è la scuola diversa che vorremmo, in che modo cambiare le cose. E in particolare, su questo tema, farei la domanda al professor Mantegazza, che ha scritto i libri Imparare a resistere per una pedagogia della resistenza e la scuola dopo il coronavirus, tra gli altri. E, in particolare vorrei chiedere, anzi vorremmo chiedere, perché è importante resistere come parte della formazione? In che modo la resistenza può avere una valenza formativa e come si può portare questa resistenza non solo come una pratica, ma anche come un fine e come si porta su un piano collettivo, in modo che non siamo da soli o da sole a resistere contro qualcosa, ma attraverso la resistenza si costruisca qualcosa di più, una socialità, una collettività. E tu questo lascio la parola al professor Mantegazza. Sì, grazie ragazzi e ragazze, buongiorno a tutti, buongiorno e grazie davvero di questo lavoro, di questa lotta che state facendo, che mi fa molto sperare. Ma dunque, io in realtà vorrei raccontarvi molto rapidamente come nasce questa idea della pedagogia della resistenza, che in realtà nasce in modo molto, molto ingenuo quando stavo facendo la tesi di laurea, io mi sono laureato in filosofia, con Riccardo Massa, che è stato il mio grandissimo maestro e che era un pedagogista, e ho fatto una tesi in pedagogia e a un certo punto, studiando la resistenza antifascista e antinazista dal punto di vista pedagogico, mi è venuta un po' questa frase che ho scritto in un capitolo della tesi, Pedagogia della resistenza, ma proprio buttata lì da studente, giovane universitario. E il mio professore Massimo mi aveva detto: ma questa cosa qui l'ha inventata lei o l'ha trovata da qualche parte? E io ho detto: ma non so, in realtà mi è venuta in mente, ma guardi che potrebbe essere interessante. E devo dire che negli anni mi sono un po' ritrovato, andavo in giro a parlare, ma te, Mantegazza, ma tu sei quello della pedagogia della resistenza. Ho detto: ma insomma, ho inventato una cosa senza saperlo. Ma in realtà dietro c'è un'idea che è molto banale da un certo punto di vista, cioè che uno non nasce resistente, che a resistere si impara, che ognuno di noi può resistere al potere, al dominio, all'umiliazione, allo sfruttamento nel suo ambito di vita, di lavoro, di studio, di esperienza, e che per resistere non è necessario essere grandi, alti, forti, armati o comunque, anzi, probabilmente anche la consapevolezza della propria fragilità, della paura, del fatto che appunto non siamo certi di riuscire nella resistenza è già un punto di partenza. Quindi ho iniziato un po' a lavorare su questo tema, no? Su come non tanto insegnare a resistere, quanto imparare insieme, che non c'è un professore di pedagogia della resistenza, per l'amor di Dio, non c'è una materia chiamata così, perché veramente si impara insieme. Io poi negli ultimi anni, lavorando in ambito, io adesso da 5 anni insegno nel Dipartimento di Medicina di Milano, insegno ai futuri medici, infermieri, fisioterapisti, sono tutti coloro che lavorano a contatto con le professioni di cura, diciamo, e vedo molto la resistenza nei pazienti, nelle persone malate, nelle persone che devono resistere a volte anche al dispositivo ospedaliero, che è spesso spaventoso, alienante, no? Che non rispetta il tuo pudore, non rispetta la tua corporeità. E quindi un po' questo, ecco.
naturalmente uno resiste se non gli piace il mondo in cui vive, perché chi ritiene che il capitalismo sia la fine della storia, come diceva un libro un po' d'anni fa di Fukuyama, oppure sia il migliore dei mondi possibili, vabbè, chiaramente non resiste, insomma, o forse va portato a percepire l'infelicità. Ecco, io penso che una delle cose che dobbiamo imparare un po' tutti è percepire il dolore degli altri, l'infelicità, soprattutto dei giovani. Io ho la fortuna di lavorare tutti i giorni con i giovani nelle scuole, non solo in università, ma anche nelle scuole, proprio un po' tutte le scuole, e vedo una grande sofferenza nei ragazzi e nelle ragazze, una grande sofferenza esistenziale, un grande disagio di vivere, che è legato al sistema, secondo me, poi magari qualcun altro avrebbe una diagnosi diversa, ma è legato proprio al sistema in cui viviamo e soprattutto al sistema che è penetrato dentro la scuola in modo molto, molto pervasivo, no? E quindi la prima cosa è capire che ci sono alternative, che questo non è il mondo definitivo, che non è la fine della storia, che non è, ma che potrebbe essere la fine nel senso più negativo. Il fatto che voi ragazzi, voi giovani, abbiate posto da qualche anno il tema dell'ecologia in modo radicale, cioè dicendo qui non si va, non c'è di mezzo la scelta di un modello di sviluppo piuttosto che un altro, qui c'è di mezzo la fine del mondo, c'è di mezzo la catastrofe ecologica, non è più una questione quasi neanche di scegliere, o si cambia o ci autodistruggiamo, e che questa cosa sia stata posta soprattutto dai giovani, secondo me è molto significativo, perché vuole dire che c'è una percezione di un futuro che non è più garantito nemmeno che esista, al di là di cosa può essere. E quindi io proprio parto da questo tema della resistenza rispetto proprio a, da un lato, un sistema che è quello capitalistico, ma io lo chiamo capitalistico perché si chiama così, non trovo necessità di cambiare nome, ecco, che si nutre proprio delle vite delle persone, si nutre proprio della... Quando mi chiedono di definire questo sistema, io non sono un economista, quindi non lo so definire dal punto di vista economico, neanche socio-politico, però è un sistema che continua a prelevare ricchezza dal corpo vivo delle persone, ricchezza non solo economica, anche ricchezza di senso, di significato, lavoro schiavistico per due terzi del pianeta, e invece dove noi viviamo e operiamo proprio un prelievo di senso, cioè ridurre la vita delle persone a qualcosa di insensato, no? Leggevo un libro molto bello che è uscito qualche tempo fa, si chiama 24/7, è un'analisi del tempo di lavoro nel capitalismo avanzato, no? E l'autore dice una cosa che è sorprendente, ma è sorprendente perché è sotto gli occhi di tutti, quando qualcuno ce lo fa notare, che la gente comune non ha mai lavorato tanto quanto nel nostro sistema. Cioè questo 24/7, no? Lavorare 24 ore al giorno, comunque un sistema che opera 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, riduce i tempi del sonno, dell'ozio, del riposo. Ed è sorprendente leggere questo libro e riflettere sul fatto che lavoriamo veramente in una maniera spaventosa. Magari non lavori schiavistici, naturalmente, alcuni sì, naturalmente, però l'idea che tu sei nato per lavorare. Io mi sono formato su autori come Marcuse, no? Che parlavano di liberazione dal lavoro, parlavano di un lavoro non più come costrizione, ma come gioia, come gioco, come stare insieme, come modo di fare qualche cosa che tutti condividiamo, e adesso ritrovo un po' questa critica. E venendo alla scuola, io vi riporto una discussione molto molto accorata che ho avuto l'anno scorso, anzi quest'anno, con in un seminario organizzato da un sindacato con un dirigente di Confindustria, un dirigente importante di Confindustria regionale. E lui ha fatto il suo intervento e nel suo intervento ha detto, ma in maniera spudorata proprio, ha detto: ma i programmi delle scuole devono farli le aziende, non il ministero.
perché sono le aziende che sanno che cosa serve ad un ragazzo per poi trovare lavoro. Ecco, a me ha colpito la spudoratezza con la quale ha detto questa cosa, senza neanche nascondere, senza neanche fare finta, no? Cioè senza dire no, vabbè, ma facciamo finta di passare per il ministero, visto che tutto sommato siamo in una democrazia, c'è una Costituzione, c'è un Parlamento. No, no, voi date a noi questi giovani e li formiamo noi. E io non ho dubbi sul fatto che li formerebbero dal loro punto di vista molto bene. Per cui c'è un po' questo tema di un modello che, come avete scritto voi dietro lo striscione che avete scritto, che avete appeso alle vostre spalle, questo modello di scuola ci sta uccidendo. E forse l'episodio di Lorenzo chiaramente è stato un episodio terribile, tragico, ma sta anche modellando delle persone, sta anche modellando una vita, un potere di dare un certo tipo di vita, no? Di convincerci che non esiste nessuna alternativa a questo modo di vivere, che ripeto non è il non lavorare, no? Ma è il lavoro come appunto come condivisione, come gioia, come opera, come direbbe Hannah Arendt, come modo di contribuire al benessere di tutti. E ultime due cose. Ecco, la questione del una questione importante, secondo me, su cui ho lavorato molto, è la questione del potere, che è una questione molto, molto delicata, perché definire potere è molto difficile oggi. Oggi stiamo vedendo un mix tra quello che Foucault definiva potere repressivo, potere costruttivo, potere disciplinare. C'è la repressione è evidente, i ragazzi che sono stati manganellati l'altro giorno in piazza purtroppo hanno dimostrato che non è vero che non c'è più il potere fisico, il potere di prendere a botte la gente, insomma. Però è anche vero che c'è un potere più morbido, più persuasivo, quello della pubblicità, eccetera. Ecco, io penso sempre che le occupazioni, le iniziative di lotta vostre, di voi ragazzi, ma anche nostre, di noi adulti, quando trovi qualcuno che ha voglia di farle, però soprattutto per voi, sono davvero una palestra straordinaria di resistenza. Voi mi chiedevate, la resistenza deve necessariamente avere un fine esterno o può essere considerato un fine in sé? No, un fine in sé magari no, però un modo per imparare a resistere. Per esempio, nelle occupazioni si pone la pratica dell'occupazione dello spazio, del tempo, no? Della ridefinizione dei tempi, del rapporto tra ragazzi più grandi e ragazzi più giovani. Quindi tipicamente le occupazioni vengono decise dai ragazzi di quarta e quinta, però come coinvolgere i ragazzi più giovani, no? Come nelle occupazioni c'è spazio per tutto il tema della differenza di genere. Io ho fatto politica fin da quando ero ragazzino, sempre nella estrema sinistra, Democrazia Proletaria, insomma quell'area lì, e ricordo le compagne che ci facevano notare le piccole tracce del nostro maschilismo, no? E continuavano a dire, beh, ma voi siete comunisti, a sinistra, del PC, eccetera, eccetera, però avete ancora la battuta maschilista, avete ancora questo modo di fare, la seduta la presiede sempre un maschio, ed è stato molto formativo, e stiamo parlando di, io ho 56 anni, quindi stiamo parlando di tanti anni fa, no? Perché si poneva la questione del potere, cioè queste compagne ci dicevano, se voi volete, noi vogliamo cambiare la società, non possiamo riprodurre nelle nostre riunioni di partito, di sezione, di cellula, come si chiamava allora, riprodurre le stesse dinamiche del potere. Ed era un modo non moralistico, no? Non perché bisogna fare la comunità dei santi, ma perché si faceva riflettere su come il potere era dentro di noi, no? E poteva essere affrontato a partire da ciascuno di noi. Ecco, io queste cose volevo dirvi come primo giro, proprio partendo, chiudo con una frase di Marx, quando Marx dice «siamo ancora nella preistoria». La storia umana non è ancora iniziata, che è una frase molto importante perché risponde a chi dice ma lo sfruttamento c'è sempre stato, l'uomo è cattivo di natura, ci saranno sempre i poveri, perché ci sono sempre stati. In realtà non è vero nemmeno che ci sono sempre stati, ci sono stati esempi di società anche non occidentali nelle quali lo sfruttamento così come lo conosciamo noi non esiste e non è esistito. Però il passo nella storia probabilmente non l'abbiamo ancora fatto. Quindi la liberazione dell'uomo, della donna, del bambino,
quello che hanno sofferto i bambini e gli adolescenti in questi 2 anni è spaventoso. Io posso anche capire che era necessario, però il fatto di non capire il dolore che stanno provando i bambini, io ho 2 figli preadolescenti, in questi 2 anni di pandemia è veramente disumano, no? Ecco, quindi quest'idea di un passaggio ad un nuovo modello che può essere praticato anche nelle relazioni quotidiane, soprattutto di chi si mobilita per lottare, no? Se nelle nostre relazioni, quando organizziamo la lotta, riusciamo ad avere un rapporto di fraternità, di sororità, no? Allora è già un anticipo di quello che potrebbe essere a livello sociale nel momento in cui costruiremo davvero un mondo diverso. Queste sono le cose che volevo buttare lì insieme a voi. Grazie mille. Parlando, c'è un breve spot sullo striscione che ha preso qui dietro, visto che parlava di Confindustria, questo è proprio lo striscione che il 28 di gennaio abbiamo cercato di portare fino a Confindustria, a Milano, adesso Lombarda, dopo la tragica morte di Lorenzo, appunto per ribadire che noi non vogliamo che i programmi di scuola li facciano le aziende, anzi, vogliamo che le aziende nelle scuole non ci siano proprio. E la risposta è stata quella che è stata, come si è parlato anche di potere fisico. E poi, visto che però si parlava di malessere anche dato dalla didattica a distanza, dall'isolamento e degli effetti psicologici che ha su noi studentesse e studenti, io chiederei a Bifo, visto che so che se ne sta occupando in questo momento, appunto quali, e visto che abbiamo anche una storia, diciamo, politica insieme che da diversi anni di mobilitazioni sul tema della scuola, penso al quando insieme abbiamo fatto una lezione all'interno della Borsa di Milano anche con il professor Caronia, appunto chiederei di cosa si sta occupando in questo momento. So che si parla di distanziamento, di solitudine, degli effetti che ha su i giovani e sul futuro. Yes. Dunque, io comincio raccontando una esperienza a cui sto partecipando nell'ultimo periodo. A dicembre ho fatto un paio di incontri a Spin Time, che è una casa occupata da 400 persone migranti e da collettivi della zona, e poi al centro sociale La Strada di Garbatella, che forse conoscete. Al centro sociale La Strada mi ha avvicinato un gruppetto di ragazzi che mi hanno chiesto di entrare, insomma, di avere un contatto nel tempo, e in particolare uno di loro, che si chiama Jacopo, che è uno studente del Socrate. Qualche tempo dopo mi ha scritto un messaggio dicendo: nel periodo successivo al lockdown, uscendo per strada, mi sono reso conto, ho capito una cosa che prima non avevo capito mai. Lui ha 19 anni, quindi è molto giovane per me è molto giovane. E lui mi ha detto: uscendo per strada ho visto una cosa che non mi era venuta mai in mente, che la gente soffre, che tutti stanno male, che in strada non c'è nessuno che sorride, e che la gente parla sempre di meno. E allora mi sono messo a leggere dei libri che non ci avevo mai pensato, mi ha detto Recalcati, e io ho detto vabbè, Recalcati, però capisco, anche Recalcati può essere utile, anche se scrive delle scemenze, però anche le scemenze cercano di capire. Ma mica solo Recalcati, ha letto anche letto un libro mio, allora io l'ho ascoltato
leggendo questi libri, poi mi sono messo a parlare, dice Jacopo, con i miei compagni, con i miei amici, e tutti mi hanno detto che era la sofferenza, come sofferenza della mente, della solitudine, della sessualità, era il problema a cui tutti stavano pensando. E mi dice Jacopo, abbiamo cominciato a parlare e siamo stati meglio. E abbiamo cominciato a stare meglio. Allora, questo è un piccolissimo episodio, però io ho l'impressione che l'effetto di 40 anni di privatizzazione di tutto e di precarizzazione del lavoro e della vita sociale hanno trovato nella pandemia un momento di accelerazione spaventosa. Noi abbiamo pensato in un primo momento, io ho pensato, ma anche molti miei amici, adesso il neoliberismo è evidentemente finito, perché ci sono tanti morti? Perché hanno distrutto il sistema pubblico della sanità, perché hanno ridotto della metà i medici di base, perché hanno fatto arrivare soldi alle cliniche che si occupano di chirurgia estetica per miliardari, e dunque hanno il neoliberismo è fallito, mi sono detto, e adesso perlomeno assisteremo ad un ritorno del vecchio keynesismo, stato pubblico. Nein! Non è così, mi ero sbagliato, non avevo capito niente. In realtà quello che sta, voi sapete bene che nella destinazione dei fondi del PNRR, di cui l'uomo della Goldman Sachs chiamato Mario Draghi è l'esecutore, in quella attribuzione di fondi, in quel documento, i soldi per la sanità pubblica non crescono. Non c'è un piano di assunzioni di infermieri. 20% degli infermieri è sparito. Burnout lo chiamano. Crisi depressiva finale, crollo psichico. Molti medici e molti infermieri sono morti. Però non c'è un piano di assunzione di lavoro nella sanità. Sanità, scuola, tutto. No. Il neoliberismo è entrato in una fase che è una fase essenzialmente suicidaria. Questo è il punto. Però, questo per descrivere la tendenza, che mi pare si stia delineando dovunque. Però quello che interessa di più a me è capire la soggettività, diciamo così. Cioè il sentimento, la predisposizione, la disponibilità al collettivo, la solidarietà all'interno del corpo sociale, all'interno dei lavoratori, degli studenti, della società. E lì io mi dico, siamo in un momento drammatico e decisivo, e cerco di dire perché. Il primo settembre del 2020, il ministro canadese della sanità, una signora molto distinta, disse delle parole che ora io vi ripeto. Disse in inglese, skip kisses. Skip kisses vuole dire evitate i baci. And in case you happen to have sexual relations, do not forget to wear the sanitary mask. E nel caso che vi capiti di avere un rapporto sessuale, non dimenticate la maschera sanitaria. Anyway, in the present situation, what I suggest is going solo. In ogni caso, nella situazione presente, quello che io suggerisco è di farsi le seghe. Ora, voglio precisare, io non ho niente contro le parole della ministra, io non sono un negazionista. Credo che tutte le misure sanitarie che è indispensabile prendere vadano prese, però mi interrogo sugli effetti
che questo produce nel corpo sociale, nella mente sociale. Quando Agamben ha pubblicato un articolo dicendo questo è nazismo, la dittatura sanitaria, io mi sono detto, in una certa misura, anzi in un certo senso è vero, ma è inutile prendersela con una specie di volontà politica astratta. No, è un processo che si sta svolgendo nella profondità del corpo collettivo, nella relazione tra i nostri corpi individuali. C'è una generazione che sta crescendo con le parole skip kisses, evitate di baciarvi. Ora, evitate di baciarvi, è la bomba atomica contro la possibilità di vivere il collettivo. Questo è il tema di cui secondo me dobbiamo parlare. Il piacere di stare insieme, la tristezza dell'essere tutti in competizione con tutti, soli e costretti a pensare a una sola cosa, il proprio individuale conto in banca, che tra l'altro è sempre in rosso. Ecco, questo secondo me il tema, naturalmente tutti i temi che voi state affrontando sono giustissimi, bla 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 bla, d'accordo su tutto, ma la questione che dobbiamo aprire è come vivremo, come staremo insieme, che piacere siamo in grado di provare nella relazione con l'altro, perché sembra che la relazione con l'altro sia solo sofferenza, perché l'altro è uno sfruttatore o perché l'altro è un competitore, un concorrente che vince il concorso e tu lo perdi, eccetera, eccetera. Ecco, come possiamo provare piacere nella relazione con l'altro? Io credo che i movimenti nascano sempre dal tentativo di creare condizioni di piacere collettivo. E questo noi dobbiamo riuscire a dirlo, non solo con la pratica, ma anche con le parole. Cioè fare un tema della nostra sofferenza e della nostra possibilità di piacere. Contemporaneamente dobbiamo essere molto lucidi su quello che sta accadendo. La risposta del sistema finanziario globale è stata feroce, come sapete. Negli ultimi 2 anni la diseguaglianza è enormemente aumentata. La parte ricca della popolazione, l'1%, si è ulteriormente arricchito. Dobbiamo saperlo. Non c'è bisogno di agitarsi, sapere le cose. Dobbiamo sapere che alla frontiera orientale dell'Europa sta cominciando una guerra. È già in corso, in realtà. Una guerra estremamente pericolosa, ma il nucleo di quella guerra è una crisi di panico del sistema di potere. Joe Biden, questo vecchio imperialista, però vecchio è la parola che mi interessa di più. Io lo seguo, io sono vecchio, quindi capisco, comincio a capire i vecchi, sono gente interessante. Tremenda, perché odiano il mondo a causa della loro propria impotenza. Biden ha fatto il discorso, ve lo ricordate, in agosto, quando disse la guerra in Afghanistan è finita, tutto va bene, la gente stava impazzendo dalla disperazione, rincorrevano gli aerei, il panico della città di Kabul, e Biden se ne andava con la coda fra le gambe. Ma un vecchio che detentore del potere, un vecchio maschio bianco, non accetta la sconfitta e ci riprova, solo che questa volta non si tratta di aggredire un piccolo popolo povero come quello afghano, come quello iracheno. Si tratta di aggredire una potenza nucleare capace di distruggere il mondo. Ecco, io credo che noi dobbiamo contemporaneamente vedere, capire quello che accade e mantenere
la calma dei saggi che trovano la loro forza nel piacere di toccare il corpo dell'altro, di accarezzarsi. Ecco, accarezzarsi come programma politico generale dell'epoca che viene e che loro vadano a farsi fottere. Grazie. Grazie mille. E adesso farò una domanda al professor Barbieri, visto che si è parlato della storia un po' della scuola pubblica italiana, di come è cambiata nel corso del tempo. Io chiederei al professor Barbero appunto di spiegarci come negli ultimi decenni la scuola pubblica è cambiata, il ruolo dell'alternanza e perché questi cambiamenti sono avvenuti, come è cambiato l'obiettivo della scuola pubblica italiana da una scuola per tutti, da una scuola per chi aveva il potere a una scuola che invece è diventata per tutti. E lasciato al professor Barbero. Nicola, spiegare è una parola grossa. Non sono sicuro che si possa di riuscire a spiegare tutto questo, neanche di conoscere così in dettaglio gli sviluppi della scuola negli ultimi decenni per poterlo spiegare. In compenso penso di poter proporre una riflessione che vada anche un po' al di là degli ultimi decenni sul senso della scuola nella nostra civiltà, in realtà. Perché insomma, a me ha molto colpito l'episodio che ha raccontato il professor Mantegazza, l'uomo di Confindustria, il quale con spudoratezza, dice Mantegazza, ti spiattella il fatto che i programmi scolastici li dovremmo fare noi dell'industria, noi dell'impresa, no? Ecco, ora, spudoratezza, certo, ma non la spudoratezza di chissà che la sta sparando grossa, perché quella gente lì ci crede. Quella gente lì non ha davvero idea che la scuola possa servire a qualcos'altro che a preparare al lavoro e al lavoro subalterno, oltretutto. Non hanno idea. Però allora a questo punto noi invece qualche idea ce la dobbiamo fare. E noi dobbiamo provare a ragionare su cos'è la scuola, non oggi, non ieri, ma nell'immaginario collettivo del nostro mondo, della nostra civiltà. E se ci proviamo a pensare in chiave storica, ci accorgiamo che in realtà da sempre c'è una contraddizione, o se preferite una tensione fra questi due poli, del dire cioè la scuola serve per prepararti al lavoro, nel migliore dei casi per garantirti un buon posto di lavoro, e magari fosse così, oggi invece proprio semplicemente per trasformarti in un buon esecutore al servizio dell'impresa. Ecco, però comunque la scuola che bisogna farla perché poi si dovrà lavorare, e quello è il motivo per cui si va a scuola, e dall'altra parte nella nostra civiltà c'è sempre stata l'idea che invece è per tutt'altro motivo che si va a scuola. Si va a scuola perché andando a scuola impari cos'è il mondo, impari cos'è la vita, impari a ragionare, perché chi è andato a scuola vive con ben altra pienezza la vita e con ben altra capacità rispetto a chi non c'è andato, no? Ecco. Indipendentemente dal fatto poi di lavorare, perché sennò uno potrebbe immaginare che nell'antica Roma mandassero a lavorare a scuola i figli dei plebei e che invece i figli dei patrizi, che il problema di trovarsi un lavoro non ce l'avevano, non andassero a scuola. È tutto il contrario. Da sempre i figli delle élite sono andati a scuola e nelle scuole più impegnative e più difficili, sapendo benissimo, ci poteva essere una prospettiva un po' ristretta anche in quel caso lì, cioè semplicemente ne uscirai più forte, ne uscirai più capace di affermarti e di essere classe dirigente. Poi io sono convinto che nella nostra civiltà c'è sempre stata anche comunque l'idea ne uscirai più felice, ne uscirai una persona migliore,
nei secoli recenti del liberalismo questa cosa è stata declinata come ne uscirai come un cittadino migliore, no? Ecco. Ma anche quando non si parlava di cittadini c'era questa idea che essere andati a scuola e avere la testa aperta e conoscere tante cose che quindi quando le incontri poi non ti lasciano esterrefatto e impotente, ma invece sai di fronte a cosa ti trovi e sai goderne anche, no? Ecco, c'è sempre stato, io credo, anche questo. Questa tensione fra queste due modalità ha sempre attraversato la nostra storia. Per dire, la prendo molto alla lontana, ma è colpa vostra che avete invitato un medievista a parlare di queste cose. Le prime università che nascono, l'Università di Bologna e l'Università di Parigi, noi ne parliamo come se fossero la stessa cosa. Sono due cose diversissime. A Bologna insegnavano giurisprudenza e andava a Bologna chi sapeva che, pagando un sacco di soldi e imparando per anni cose incredibilmente noiose, poi ti garantivi un grandioso posto di lavoro molto ben pagato. Perché i laureati in giurisprudenza erano pochi ed erano garantiti i posti da giudice, da altissimo funzionario, o se eri nel clero, da vescovo e da cardinale e da papa. Quindi ci andavi per questo. Invece a Parigi andava gente che aveva sentito che lì c'erano degli insegnanti appassionanti. C'era gente che discuteva. Un attimo, abbiamo avuto un breve problema tecnico. Ci siamo persi l'ultimo pezzo dopo l'Università di Bologna. Ok, ho visto che vi agitavate, quindi prevedevo qualcosa del genere. Adesso mi sentite bene? Fate vigorosamente di sì col capo? Sì, ok, va bene, mi sentite bene. A Parigi ci andava tutt'altra gente. A Parigi ci andava a studiare gente che aveva sentito che lì c'erano dei maestri che insegnavano cose appassionanti, che insegnavano a stare al mondo, appunto, la filosofia, che poi, per carità, era la teologia, perché loro erano credenti, era un mondo dove tutti erano credenti, dove la religione era una cosa importantissima per interpretare il senso della vita. E per carità, anche da Parigi potevi uscire con una laurea che poi magari ti garantiva una carriera, ma molti ci andavano per la voglia di sentire insegnare della gente eccezionale, di imparare delle cose di cui altrimenti non avrebbero mai sentito parlare. E allora, anche qui appunto, due tensioni diverse, due poli, tra cui ci sono tante vie di mezzo. A Firenze nel 300 il cronista Giovanni Villani dice: a Firenze ci sono scuole per migliaia di bambini vanno a scuola qui da noi, i maschi quasi tutti, e perfino un po' delle femminucce vanno a scuola da noi. Perché nel comune medievale di Firenze mandavano a scuola i bambini? Perché fossero più bravi nel lavoro, poi. Lì sì, certo, sono tutte botteghe, bisogna tenere i libri. Però al tempo stesso, per Giovanni Villani, quella cosa lì fa parte dei motivi per cui Firenze è una città meravigliosa, dei motivi per cui uno è orgoglioso di vivere a Firenze. Questa è una città dove abbiamo scuole per migliaia di bambini. E andando avanti, avviciniamoci se Dio vuole ai tempi nostri, a un certo momento si comincia a cogliere il problema, come dire, se sia nell'interesse collettivo che tutti vadano a scuola, oppure se non è necessario, a pensarci bene, e forse addirittura potrebbe essere dannoso. Sotto l'antico regime era tranquilla, era normalissimo sentir dire che bisogno c'è che i contadini sappiano leggere e scrivere. Non ce n'è nessun bisogno, anzi è molto meglio che non sappiano leggere e scrivere, perché già aver imparato a leggere e scrivere ti abitua a pensare con la tua testa e a criticare il mondo in cui ti trovi. E tuttavia a partire dalla fine del Settecento, nella nostra Europa, la forza dominante, il progresso, anche quando era un progresso gestito da élite borghesi, capitalistiche, egoiste, ma comunque per due secoli ha dominato la convinzione che è nell'interesse di tutti che tutti vadano a scuola. E progressivamente la convinzione che è bene che tutti ci vadano il più possibile. Dire non c'è bisogno che i poveri sappiano leggere e scrivere
a partire dall'epoca di Napoleone è diventata una cosa impronunciabile. Era ovvio che tutti dovevano saper leggere e scrivere, che questo era bene. All'inizio, appunto, bastava saper leggere e scrivere, certo. Nella scuola dell'obbligo italiana, tra 8 e 900, la terza elementare, certo. Però poi la storia, come dire, stringiamo lo zoom sulla nostra Italia. La storia del Novecento è stata una storia in cui è stato comunque un discorso condiviso da tutti, almeno in apparenza. Voglio dire che nessuno avrebbe osato esprimersi contro, ecco. Il fatto che gli anni di scuola dovevano aumentare, perché più è il tempo che si passa a scuola e migliori diventano complessivamente le persone e migliore diventa la società. E allora non la terza elementare, ma la quinta. E poi a questo punto ci si è scontrati, e ci avviciniamo al problema nostro, ci si è scontrati col fatto che appunto, ma allora questa scuola serve a insegnare alle persone a leggere la Divina Commedia, a conoscere cosa pensava Socrate e a riconoscere una cattedrale gotica, oppure serve a prepararli a lavorare? E si è venuti proprio al dunque nel momento in cui, dopo le elementari, a lungo era sembrato normale che i figli degli operai che dovevano andare a lavorare, ecco, dopo le elementari vanno a una scuola che li avvia al lavoro. Si chiamava proprio l'avviamento. E invece i figli dei borghesi andavano al ginnasio e poi al liceo e poi all'università. Intendiamoci, nessun sistema è monolitico. In quel sistema che era chiaramente squilibrato a favore della borghesia e contro gli operai, c'era comunque l'idea che ogni tanto il figlio dell'operaio, se è molto bravo, ebbene lo accettiamo che vada al liceo, lo aiutiamo. C'era questa idea di un canale di promozione sociale. E io credo anzi che molti insegnanti di liceo nell'Italia di allora, dall'epoca di Gentile fino agli anni 60 e 70, fossero convinti tutto sommato che questo canale di promozione sociale, che vedevano sotto i loro occhi, perché in ogni classe c'era qualche figlio di operaio o di contadini a cui avevano concesso di studiare, no? Io penso che molti insegnanti fossero convinti che in fondo questo riscattava lo squilibrio di classe con cui era concepita la scuola. E non avevano neanche tutti i torti, non avevano tutte le ragioni, ma neanche tutti i torti. Dopodiché, comunque, negli anni 60, la tendenza dominante era talmente forte a dire no, la scuola non serve per preparare dei tecnici e degli operai, la scuola serve a preparare dei cittadini e degli esseri umani pensanti. E quindi negli anni 60, lì c'è stato un dibattito, credo, non ne so molto, ma c'è stato un dibattito, c'era anche chi non era d'accordo, ma poi infine ha prevalso in maniera schiacciante l'idea no, non va bene che dopo le elementari si faccia questa divisione. Il concetto stesso dell'avviamento professionale è sbagliato. 5 anni di scuola per tutti non bastano, ce ne vogliono altri 3. Ed è nata la scuola media unificata. Lì il consenso comune era come minimo 8 anni di scuola senza alcun rapporto col lavoro che farai in futuro, senza alcun rapporto col mondo dell'impresa, con buona pace, Raffaele, del tuo interlocutore di Confindustria, non 5 ma 8 anni a studiare l'Eneide e la filosofia e anche le scienze, per carità, naturalmente, lo dice uno che ha sempre strappato a fatica la sufficienza in matematica e fisica, ma anche quelle fanno parte dell'aprire, dei modi per aprire la testa alle persone, insomma, no? 8 anni. E poi ancora per un po' di tempo l'onda di questo ha portato a dire no, l'obbligo lo portiamo a 16 anni, no, bisogna portarlo a 18. Insomma, per secoli il progresso, e nei secoli in cui l'Occidente si è affermato come dominatore del mondo, nel bene e nel male, ma comunque nei secoli di massima gloria e prosperità dell'Occidente, si dava per scontato che la qualità di una società si misura anche dal fatto che tutti vadano a scuola il più a lungo possibile, entro ovviamente certi limiti. Per questo che a me sono sembrate scioccanti le innovazioni che sono state introdotte appunto di recente, tanto l'alternanza scuola-lavoro quanto il progetto del liceo di 4 anni, della scuola superiore di 4 anni,
perché al di là del fatto che certamente ci sono anche persone che avevano buone intenzioni fra quelli che, al di là del fatto che ci sono anche delle occasioni, credo, nella scuola, sapete meglio voi di me, lo sa meglio di me Girolamo, insomma, che nella scuola è dentro, certamente anche quelle cose lì permettono di fare delle cose, perché gli insegnanti sono abituati a cavar sangue dalle rape e a ricavare esperienze, come dire, interessanti anche da cose di per sé discutibili. Ma quello che a me ha colpito, al di là dell'applicazione pratica, è appunto il fatto che è la prima volta che culturalmente nel nostro mondo si percepisce che per le classi dirigenti non è più vero che più a lungo la gente sta a scuola e meglio stiamo tutti. Non è più vero. Anzi, si comincia a pensare che i ragazzi stanno troppo a scuola, che è una perdita di tempo, che è un lusso. Ecco, che è sto lusso di stare a scuola fino a 18 anni? Cominciamo a fargli vedere il mondo vero, quello del lavoro, un po' prima. Ecco, in questo senso, visto dall'esterno, ripeto, da uno che non è dentro la scuola e che certamente non intende pontificare sulla scuola, però visto dall'esterno, la sensazione di una rottura storica della fine di un ciclo, quello sì, quella ce l'ho fortemente, insomma, ecco. E mi sembra che sia su questo che potremmo utilmente provare a diffondere il dibattito, e cioè a cosa serve la scuola? Perché è pieno di gente che pensa che la scuola serve esclusivamente per andare poi a lavorare. Fermo restando che mi chiedo perché poi allora i borghesi invece mandino i loro figli in ottimi licei classici, ma quello sarebbe un altro discorso, non voglio entrarci. La visione generale di molti è certamente che non hanno idea che la scuola possa servire a qualcos'altro, e forse è un argomento su cui un dibattito nel paese, in questo paese che di dibattiti è poco capace ormai e dove regna un pensiero unico, per cui provare a dire qualcosa che vada controcorrente è difficilissimo farsi ascoltare, però forse se si riuscisse a avviare un dibattito appunto non solo su come deve essere trasformata la scuola, come deve essere organizzata, ma proprio a monte, come si diceva ai nostri tempi, a monte a che cosa serve, cosa pensiamo che sia e a che cosa serve la scuola e perché si va a scuola, ecco, forse questo potrebbe essere una cosa che può nascere anche appunto dalle proteste degli studenti di oggi. Grazie mille. Scusate, un secondo, io fra 10 minuti me ne devo andare, mi scuso. Ascoltare Alessandro Barbero è sempre meraviglioso. Allora, direi che se qualcuno ha delle domande nello specifico per Bifo, questo è il momento, parli o faccia per sempre, se no... Salutiamo, alla prossima. E se volete, ci vediamo nel seminario del 21 febbraio, organizzato dai ragazzi di Roma. Vi farò avere, mando a Nicola tutta l'informazione e poi ci rivediamo lì. Io mi scuso e vi saluto. Ciao Raffaele, ciao Girolamo, ciao Alessandro e ciao Nicola e tutti gli altri. Ciao, ciao. Ciao Franco. Allora adesso direi che è il momento di passare alla domanda per Girolamo De Michele. In particolare mi collego anche all'intervento di Barbero. Cioè, c'è stato un cambiamento di tendenza. Questo cambiamento di tendenza è successo nello stesso momento in cui la scuola ha iniziato a ricevere tagli ai fondi ogni anno, tagli al personale, in generale a tutte le risorse. La scuola è stata ridotta all'osso, poi la pandemia ha dato il colpo di grazia a questo sistema che stava già cadendo a pezzi. E quindi io chiederei a Girolamo De Michele appunto come si è svolto questa distorsione della scuola pubblica e quali sono stati
gli obiettivi, perché è successo, visto che nulla purtroppo succede per caso. Allora, guarda, in realtà la distruzione della scuola pubblica, o meglio, l'arresto di un ciclo espansivo che dura fino alla metà degli anni Ottanta, diciamo con i nuovi curriculi di quella che allora si chiamava scuola elementare e oggi si porta a scuola primaria. Nuovi curriculi che, lo ricordo, prima che Moratti e Gelmini mettessero mano alla scuola di base, avevano portato la scuola italiana ad essere, dopo quella russa, la seconda scuola primaria o elementare o di base nel mondo, se si accettuano paesi ricchissimi o con popolazione scarsissima, quindi con un rapporto mezzi popolazione spropositato, ecco, tipo alcuni stati del Canada, Singapore, però l'Italia era tra le prime due o tre scuole del mondo. Poi è iniziato davvero una sorta di resa dei conti, perché è apparso palese che una scuola di massa, quale era quella che era diventata la scuola italiana, che è una cosa recente. Io mi sono diplomato nell'80, nell'80 solo il 50% di quelli che erano entrati nella scuola prendevano un diploma purché sia. Una scuola di massa richiedeva, per poter funzionare, una radicale riforma ulteriore delle proprie forme. Non poteva basarsi sul volontariato o sullo spontaneismo degli insegnanti. E in realtà il primo attacco è stata la riforma Bassanini, la riforma del pubblico impiego, dello statuto giuridico dei pubblici impiegati. Quando siamo diventati tutti, io allora non lo ero ancora, dipendenti pubblici con contratto di diritto privato. Attenzione, un contratto di diritto pubblico ha il suo centro, quindi la sua finalità principale, e anche i criteri per cui al limite possono decidere se licenziarti, nei casi più gravi, nello scopo. Chiamiamolo istruzione, didattica, educazione, chiamiamola come ci pare. Un contratto di diritto privato ha il suo centro in uno scambio, si chiama sinallagma contrattuale, tra fondi e ore. Questi sono i soldi che metto sul tavolo, queste sono le prestazioni che io ti chiedo. O, come si dice in alcuni proverbi, questi sono i pupazzi, con questo devi fare il presepe. Dopodiché, che quello che io ti chiedo sia o no adeguato a quello che dovrebbe fare la scuola, non è il centro della questione. Io posso chiederti meno perché ti do meno. È implicito il ricatto privato, e cioè se vuoi fare di più ce lo metti tu di tuo, altrimenti fai un presepe in cui i re magi arrivano a piedi, in cui c'è solo l'asino e non c'è il bue. Insomma. Però questo vuol dire che giuridicamente la finalità della scuola non è quella scritta nella Costituzione. E parte tutto da lì, e qui su questo mi fermo, ma si potrebbe fare tutta una storia, io l'ho fatta anche da qualche parte, degli aspetti giuridici e contrattuali degli insegnanti, perché poi la scuola ha anche dei contratti nei quali sono scritte o non scritte cose. Ad esempio, noi insegnanti di fatto abbiamo un contratto di lavoro che è di una decina d'anni fa. Nel frattempo sono successe alcune bazzecole, tipo la didattica a distanza. Quindi sono state integrate le nostre funzioni con una serie di aggiunte che però non vanno in un contratto organico. Detto come va detto, stiamo svolgendo da almeno 2 anni delle prestazioni al limite del contratto. E questo qualcosa può significare. Poi sono arrivate le riforme. Quella Moratti, quella Gelmini. Adesso della Moratti sembra quasi passata di moda, però la riforma Moratti ha minato la scuola media, che era già il pilastro debole della scuola. Perché era il pilastro debole? Perché era quello più vecchio,
la scuola media unica, che è stato fondamentale, aveva senso in un'epoca nella quale si poteva pensare che con la licenza media potevi affrontare la vita. Poi il mondo è diventato molto più complesso ed è diventato patente che senza ulteriori strumenti tu non affronti un mondo così complesso. Quello che c'è prima e quello che c'è dopo sono stati innovati. La scuola media richiedeva una innovazione e invece è stata minata alla base, con tagli di ore, insegnanti, poi è toccata la scuola primaria. So, chi ha dei figli con una certa, con 4-5 anni di età, ha avuto dei figli che hanno fatto l'elementare prima della Gelmini e dei figli che l'hanno avuta dopo. Vi ricordo che l'idea base della Gelmini era: a quell'età, cito, a quell'età non serve un insegnante specializzato in italiano e in matematica, serve un sostituto della figura materna. Noi sappiamo che la capacità matematica è qualcosa che si forma entro l'ottavo anno di vita. Quindi la matematica che ci insegnano all'elementare è quella che ci porteremo dietro, intesa come capacità di apprendimento. Quei danni noi li portiamo, ce li portiamo dietro per tutta la vita. E poi la superiore. Però attenzione, la Moratti aveva già istituito la prima alternanza scuola-lavoro, okay? Quella di cui è morto Lorenzo. Perché da un lato noi diciamo una cosa inesatta quando diciamo che Lorenzo è morto di alternanza scuola-lavoro, perché, ecco, se non siamo precisi su questo, ci si può facilmente rispondere: ma non c'è più l'alternanza scuola-lavoro. Adesso c'è il PCTO. E il PCTO può anche significare che tu non vai a lavorare neanche per quelle 90 ore. Allora facciamo un passo indietro. La prima alternanza scuola-lavoro, che è rimasta, è un sistema integrato di istruzione e lavoro che di fatto già dopo i 13 anni prevede che tu possa fare una scuola dimidiata dove fai un pugno di ore per materie essenziali, ma di fatto fai apprendistato. Era quello che faceva Lorenzo. Cioè, per capirci, Lorenzo era un ragazzo al quale è stato detto: è inutile che tu vai a studiare, tanto non sei bravo, oppure alternativamente, tanto a cosa serve studiare? Vai a fare subito apprendistato, così quando esci entri nel mondo del lavoro. Per cui se Lorenzo fosse sopravvissuto a quell'ultimo giorno, comunque avrebbe affrontato una vita con la metà del bagaglio necessario. Detto come va detto, sarebbe rimasto vincolato a quelle poche cose specialistiche che gli hanno insegnato. Probabilmente, ad esempio, senza la capacità di interpretare correttamente un contratto di lavoro. Ricordo che Don Milani aveva detto una frase che è tuttora una stella polare. Scopo della scuola dovrebbe essere rendere lo studente in grado di comprendere il contratto nazionale di lavoro degli operai metalmeccanici, che è una cosa complicata da capire. Okay? I contratti attuali sono ancora più complicati, sono ancora più pieni di clausole, di non detti e così via. Le tipologie dei contratti di lavoro sono molto più complicate. Però è altrettanto vero, attenzione, che se uno studente può fare 90 ore di PCTO senza uscire da scuola, soprattutto in questi ultimi 2 anni che si è fatto tutto a distanza, è anche vero che il PCTO permette al mondo del lavoro, nel senso di aziende, imprese, Federmanager piuttosto che ENI, di venire a fare formazione direttamente dentro la tua scuola. Che è una cosa forse ancora più pericolosa che andare a fare apprendistato fuori. Perché ad esempio, come è fatto il mondo del lavoro, te lo racconta appunto un manager di ENI piuttosto che di ERA, piuttosto che di Federmanager e così via. A tutto questo aggiungiamo tutto quello che è diventato il sistema di valutazione degli apprendimenti. Sistema di valutazione degli apprendimenti che condiziona la didattica. Perché gli apprendimenti vengono valutati in base a determinati presupposti astratti, i benchmark.
che sono finalizzati all'immissione nel mondo nel mercato. Ma al tempo stesso i benchmark sono creati a partire dal mercato. E sono fondamentalmente gli aspetti quantitativi. Tutto ciò che non è valutabile in termini quantitativi non viene valutato, ma se non viene valutato di fatto non esiste. Quindi la capacità di relazione, la capacità di pensiero lento, la capacità di correggere i propri errori, la capacità di, dico una cosa banale, la capacità di conservare le cosiddette competenze una volta uscita dalla scuola nel mondo della vita. Quindi quello che ti resta dopo 2, 3, 4 anni. Noi al massimo abbiamo un calcolo dei crediti che lo studente acquisisce nel primo anno di università. Questo viene ancora valutato. E attenzione, quasi sempre questi dati non sono concordi con i voti presi all'esame, perché sono due cose diverse. L'esame, così come i test invalsi, certificano, se sono fatti bene, e ci sarebbe da discuterne, quello che tu in questo momento sai in termini quantitativi, non quello che sai fare con quello che ti è stato dato o con quello che ti è stato fatto. Quindi viene preformato un individuo, e attenzione, perché le competenze sono da un lato conoscenze e quelle diciamo che facciamo finta di poterle misurare. Sono capacità, e lì il terreno comincia a farsi scivoloso, e poi sono attitudini. E sulle attitudini davvero il confine fra la scuola che entra in un ambito che è quello della coscienza privata e la scuola che si tiene in disparte diventa complicato. Chi è dentro la scuola, ad esempio, sa perfettamente che c'è una sorta di latente razzismo nei confronti degli studenti introversi. Non esiste il diritto di essere introversi, lo studente deve essere estroverso. Deve avere molte relazioni palesi, il che per inciso è un paradosso, perché se io insegnante sto insegnando, come faccio a sapere se lo studente ha molte relazioni, ma non parla con nessuno? Ma se durante la lezione deve parlare con me, come faccio io a sapere se parla o no con gli altri? Ma chiusa anche questa parentesi. Però attenzione, queste sono le competenze attuali, ma esiste una quarta categoria di competenze che è stata appena introdotta nella scuola, è stata approvata una legge alla Camera che passerà al Senato, che la introduce come possibilità, e sono le competenze caratteriali, dove si presuppone che avere un certo carattere favorisca un certo tipo di apprendimento, il che vuol dire che la scuola si arroga il diritto di preformare il carattere del discente in funzione di che cosa? Di quel famoso mondo del lavoro. Mondo del lavoro che, il professor Mantegazza ci ha fatto un esempio, ma il problema è che il suo interlocutore o gli ha mentito o è ignorante della propria stessa materia, perché non è affatto vero che le aziende danno lavoro sulla base delle competenze che gli studenti hanno. E questo, attenzione, non lo dice, cioè lo dice, ma non faccio riferimento, poniamo Marta Fana o Roberto Ciccarelli sul Manifesto. Questo lo dice l'ultimo rapporto Istat. Nell'ultimo rapporto Istat abbiamo quei dati che in un certo ambito conosciamo da tempo, che dicono che il mondo del lavoro non vuole affatto gli studenti con certe competenze, che non c'è alcuna relazione tra avere o non avere certe competenze e avere o non avere un posto di lavoro quando si esce dalla scuola. Facciamo un passo avanti, che non è vero che esistono dei lavori skilled e dei lavori unskilled. È una distinzione che è stata creata per poter pagare meno certi lavori. Punto. Per cui non esiste alcuna relazione tra scuola e mondo del lavoro.
posto che mai debba esistere. Okay? Vado a chiudere con due considerazioni. La prima, purtroppo noi tendiamo a interiorizzare un ragionamento che è quello della costruzione della casa a partire dal tetto, dal camino, per scendere giù fino alle fondamenta. Nel senso che noi dovremmo chiederci non se questa scuola serve o cosa bisogna fare perché questa scuola serva, ma partire da una domanda di base, dalle fondamenta. Che scuola ci serve? Noi siamo in un'epoca che attraversa quattro crisi epocali. Quella climatica, quella migratoria, okay? Un essere umano su otto si sposta dal proprio paese nel mondo. Quella pandemica e quella economica, perché ormai è palese a tutti che siamo dentro un ciclo economico che è iniziato almeno dalla primavera del 2001. Nel 2008 si è reso palese, ma a quel punto abbiamo capito che le crisi precedenti erano tutti passaggi di un'unica crisi. E indipendentemente dall'impatto della pandemia, come si usciva da questa crisi non l'avevamo ancora capito. Allora, noi dovremmo chiederci, per affrontare questo interregno del quale non intravediamo l'orizzonte finale, il che lo rende problematico, di quale scuola avremmo bisogno. E a quel punto chiedere tutte quelle risorse che servono per costruire quella scuola. Nel PNRR, che noi di priorità alla scuola abbiamo analizzato, anzi, abbiamo analizzato le due versioni di Conte e le quattro di Draghi. La prima delle quali di Draghi era in lingua inglese, quella che ha votato la Camera. La Camera ha votato un PNRR in lingua inglese. E la quarta è quella che è stata elaborata dopo l'approvazione al Senato. Quella che abbiamo mandato al Senato non è quella approvata dal Parlamento. E non conta dire che i ritocchi sono di poco conto, comunque ci sono stati. Non c'è nulla di tutto questo nel PNRR. Ci sono solo soldi che servono a finalizzare degli scivoli della scuola verso il mondo del lavoro. La seconda considerazione che faccio, che riguarda la scuola ma non soltanto la scuola, è giustissimo sottolineare la profonda sofferenza che ha provocato la pandemia nel mondo adolescenziale, nei nostri studenti. Noi insegnanti ci facciamo i conti. Ci sono studenti che non sono usciti dalla propria camera, anche fisicamente, anche dopo la fine della DAD. Escono, vengono a scuola, poi ritornano a casa e si chiudono in camera. In parte questi c'erano prima, ma la sofferenza non l'ha inventata la pandemia. La sofferenza esisteva prima. E attenzione, perché la sofferenza psichica, per certi versi, è un privilegio dell'Occidente ricco. Io ho avuto studenti i cui genitori sono ancora in Africa e questi studenti, a un'età nella quale io andavo a giocare a pallone con i miei amichetti, hanno attraversato il mare su una barca a 11-12 anni da soli. Io ho avuto uno studente che ha visto dei familiari a cui hanno sparato in faccia in Bosnia e altri vivi li ha lasciati a Sarajevo mentre era qui. La scuola raccoglie anche questa e dentro la scuola si impara che il mondo è sofferenza, il che non vuol dire che bisogna soffrire, il che vuol dire che la scuola deve anche porsi il problema di un mondo nel quale si deve imparare a reggere la sofferenza insieme, perché fare il discorso della sofferenza limitata al Covid sembra quasi come il discorso del vaccino, che è giustissimo che ci sia, ma non è soltanto quello che risolve l'emergenza Covid, è tutto quello, dalla sanità ai tagli alla scuola, alla società, eccetera, di cui abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di molto di più che riportare la scuola alla semplice presenza. E abbiamo bisogno di qualcosa in più, perché abbiamo bisogno di insegnare ai nostri studenti e anche a noi stessi, okay? Perché anche a noi insegnanti è piaciuto in buona parte starsene chiusi in casa. Questo va detto, perché avremmo dovuto incazzarci contro la DAD e non l'abbiamo fatto. O l'abbiamo fatto solo in parte, e quelli che l'hanno fatto non hanno trovato gli appoggi che sarebbe giusto avere. Okay?
che dalla sofferenza, la sofferenza la si regge tutti quanti insieme, oppure ciascuno individualmente la soffre senza possibilità di reggerla perché individualmente non la si regge. Allora chiediamoci come può essere fatta una scuola in questo orizzonte, che non è un orizzonte del quale qualcuno può dire finisce fra 1, 2, 3 anni. Quindi dobbiamo considerarlo come condizione esistenziale. Chiudo qui. Grazie mille. Vabbè, io farò una breve riflessione sul fatto che appunto affrontare insieme la sofferenza, anche secondo noi, è una cosa fondamentale. Soprattutto l'aspetto dell'affrontare insieme. Quello che cerchiamo di fare sempre a partire dai collettivi studenteschi, costruendo spazi di alternativa in cui si può scardinare quell'individualismo e quella spinta alla solitudine, alla competizione, in favore invece di una realtà che sia collettiva e che si costruisca insieme. E so che anche appunto Vittorio e gli studenti organizzati campani fanno la stessa cosa in un'altra città, a Napoli, e quindi chiederei innanzitutto un intervento su come sono state le mobilitazioni nella vostra città, e poi so che voi avete fatto un'analisi molto interessante dell'alternanza scuola-lavoro qualche anno fa, che poi è tornata molto recente negli ultimi tempi, e appunto anche se hai qualcosa da dire su questo. Grazie. Allora, innanzitutto, prima di iniziare a parlare, vorrei dire che mi fa anche un sacco piacere non solo stare a contatto con degli studenti di un'altra città, di una realtà completamente diversa dalla mia, ma vorrei anche salutare il professor Barbero, in verità, dato che in questo momento sono direttamente in chiamata dall'ex OPG, e volevo solo dirle che quando venne nel 2019 fu una delle prime attività che feci appena cominciai a fare attività politica. Quindi innanzitutto non vedo anche l'ora di rivederla, spero che torni subito all'OPG, ma anche effettivamente a tutti. Ma per quanto riguarda per l'appunto le mobilitazioni che stiamo vivendo ultimamente, io credo che non ci sia molto da aggiungere rispetto anche all'analisi che ci siamo fatti in questi giorni. Sono delle mobilitazioni che in un modo o nell'altro stiamo vedendo un po' in tutta Italia, che stanno nascendo in maniera spontanea, possiamo dire, e che man mano stiamo organizzando. Anche qui a Napoli, grazie al lavoro che facciamo come SAC, siamo riusciti, non solo in questo momento, ma anche grazie a un lavoro pregresso, che è quello nostro organizzativo, che parte in primis dalla struttura, grazie alle varie attività come il mutualismo e in generale questa costruzione dal basso, caratteristica nostra, siamo riusciti da subito a dargli un'impronta organizzativa forte, a dargli una spinta maggiore e di conseguenza anche a portare un punto di radicalità politica che avesse effettivamente effetto sugli studenti. E proprio su questo direi che l'alternanza scuola-lavoro è decisamente una delle più importanti rivendicazioni dell'ultimo mese, fondamentalmente, dato che è una rivendicazione, una lotta che non vedevamo così in voga, non vedevamo così presente nella mente di qualsiasi studente X dal 2015-2016, quando appena venne approvata la buona scuola, e di conseguenza c'era ancora una grande quantità di fermento riguardo una politica che effettivamente stava cambiando un po' le cose, soprattutto per determinati istituti. Adesso invece, voi, perché gli studenti se ne sono stati completamente soggiogati, era una roba che non si sentiva da un po'. E proprio per questo, riuscendo a organizzare questa spinta spontanea grazie alla nostra organizzazione, abbiamo sentito anche la necessità di riportare i discorsi che ci facevamo riguardo l'alternanza già nel 2015. Difatti abbiamo anche pubblicato un opuscolo recentemente aggiornato rispetto a quello che ci dicevamo nel 2015, e ne abbiamo tratto un'analisi abbastanza approfondita, in verità. Il problema dell'alternanza scuola-lavoro credo che qui dentro lo sappiamo tutti, veramente chiunque, che fondamentalmente si tratta di sfruttamento di minorenni, di manodopera gratuita che viene dato in mano a dei padroni per arricchirsi ancora di più, e questo lo sappiamo perfettamente. Tuttavia ci sono dei problemi riguardo l'alternanza scuola-lavoro
ben più gravi e in qualche modo anche più nascosti, che siano anche quelli del classismo, perché guardiamoci in faccia, per quanto riguarda PCT o alternanza o come in qualsiasi modo lo si voglia chiamare, la maggior parte degli istituti tecnici e professionali, se non tutti, è costretto ad affrontare dei percorsi che sono ben diversi da quelli dei licei, molto diversi. Difatti non è un caso che spesso siano loro ad essere mandati a lavorare in fabbrica, e non è un caso che molto spesso gli studenti di istituti tecnici o professionali appartengano a una determinata classe, quella del proletariato, spesso e volentieri. Difatti l'alternanza possiamo definirla non solo come un qualcosa che già da subito ti abitua a queste dinamiche di sfruttamento del mondo lavorativo che i lavoratori e le lavoratrici vivono ogni giorno, ma che ti rende ancora più soggiogato ad una società che di per sé è classista, ad un sistema di educazione che è nato, che si sta sviluppando in maniera totalmente classista e che grazie anche a politiche come questa continua a legittimare questo tipo di approccio. Non è un caso infatti che tra l'altro la maggior parte degli studenti che fanno scuola lavoro anche a livello di orario, perché basti pensare che secondo i dati per accedere all'ultimo esame di maturità per i licei cercano circa 90 ore obbligatorie, per istituti tecnici e professionali rispettivamente 150 e 180. Senza poi parlare del fatto che il ministro Bianchi ha già esplicitato che a partire dai primi licei di quest'anno, quindi da quelli che dovranno affrontare l'esame nel 2023, il montacarichi di orari verrà ancora più caricato. E tutto ciò è semplicemente sintomatico del fatto che l'alternanza, nonostante anche all'inizio la si volesse in qualche modo velare come qualcosa che voleva combattere la disoccupazione giovanile, perché venne presentata soprattutto da quello che era il PD dell'epoca come un avviamento al lavoro, una formazione che poi ti permettesse di intrometterti in un mercato che cercava lavoro a tutti i costi in quel periodo, ma così non è stato. Così non è stato perché, anche come possiamo vedere in dei documenti di Confindustria del 2015 circa, la scuola lavoro nasce e si sviluppa soprattutto per sopperire a quella fortissima onda della disoccupazione che c'era, ma in un modo che non andasse a giovare a tutti i disoccupati del momento, ma solamente ai padroni. Difatti all'interno di quei documenti di Confindustria si vede perfettamente, viene letteralmente detto in maniera esplicita, che da un punto di vista economico il punto forte della scuola lavoro è proprio quello della crescita economica, perché avrebbe permesso uno sfruttamento di minorenni che non dovevano essere pagati e che vivevano le stesse identiche contraddizioni che vivono i lavoratori all'infinito, e di conseguenza avrebbe anche permesso una crescita economica maggiore. Tuttavia, per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, che veniva presentato come uno di questi punti di forza, mentre non è stato così fondamentalmente. Difatti ad oggi ci troviamo con un tasso di disoccupazione giovanile del 29,8%, e voglio siamo ai livelli più alti storicamente mai visti in Italia, almeno in 50 anni fondamentalmente. E questo è tutto sintomatico del fatto che, secondo me, nella discussione che abbiamo avuto prima stiamo ruotando un po' un perno, che è quello del fatto che la scuola in generale non va bene. Non ci va bene perché è una scuola classista, perché è una scuola individualista, perché è una scuola meritocratica, e percorsi come l'alternanza, un percorso che ha letteralmente ammazzato un ragazzo questo mese, un nostro coetaneo, non solo alimentano questo classismo e da un lato sì, mettono in mostra quanto sia importante l'intersezionalità delle lotte, perché dall'altro lato, dall'altra parte della barricata, ci sono stati 1221 morti sul lavoro quest'anno. In un solo anno sono state 4 le morti al giorno sul lavoro. Ben 4, e questo ci fa ancora rendere più conto di quanto sia importante l'intersezionalità, che abbia un taglio di classe, un'intersezionalità che non sia interclassista, che effettivamente vada a vedere e vada a dire: non è un caso che gli studenti del proletariato stanno più uccisi, e non è un caso che la maggior parte dei lavoratori delle fabbriche di sicuro non viene dalla borghesia. Ma allo stesso tempo dobbiamo anche renderci conto del fatto che la scuola necessita di un cambiamento. Necessita di un cambiamento che non vada anche solo attraverso delle riforme, e questo ce lo siamo detti fino a mo', ma che vada anche attraverso a quella che è una costruzione dal basso, a quelle che possono anche essere delle forme di mutualismo per poi arrivare a questo punto che ci siamo detti. La scuola fondamentalmente ha un problema, che è un po' quello tipico della nostra società, che gli interessi della classe operaia o di qualsiasi classe che fondamentalmente non sia la borghesia non vengono fatti dal popolo stesso, ma vengono fatti da quelli dei padroni. Vengono fatti in base a delle logiche di mercato, e stiamo vedendo attraverso questa massima aziendalizzazione della scuola che tutto ciò si sta riversando in maniera sempre più prorompente anche sulle nostre vite quotidiane. E a questo punto risulta anche necessario chiedersi come cazzo possiamo risolvere un problema del genere.
come possiamo pretendere che una politica come l'alternanza scuola-lavoro, in generale un sistema scolastico malato, così come una società, possa essere cambiato se non ci sia un tipo di lotta che vada anche a costruire una certa organizzazione? Un'organizzazione che noi come SAC, come ex OPG, portiamo da sempre, ma che il cui fine principale sia per l'appunto quello di creare questa coscienza politica all'interno degli studenti e delle studentesse o di qualsiasi sia il soggetto di riferimento in questione in base alla lotta per poter effettivamente portarla avanti. Perché ricollegandomi anche a quella che è la questione delle mobilitazioni degli ultimi mesi, ci sta vedendo un po' un calo a livello spontaneistico, a livello di quanto gli studenti sanno effettivamente cosa sta succedendo e quanto si sentono parte integrante. E questo è tutto dovuto al fatto che lo spontaneismo è bello fino a un certo punto, nel momento in cui non c'è una componente organizzativa che possa dargli man forte, nel momento in cui non c'è una componente organizzativa che possa effettivamente prenderlo, politicizzarlo, coscientizzarlo e dargli quella visione intersezionale con un taglio di classe della lotta, fondamentalmente. Ed effettivamente questa organizzazione si può rivedere non solo in quella che è la nostra lotta politica, che sia l'alternanza, che sia l'esame di Stato, che siano i collettivi di fabbrica o di scuola, ma anche in generale in quella che è stata la gestione della pandemia fino ad adesso, che adesso potrà risultare un po' off topic, ma anche per un po' ampliare quello che era il discorso di De Micheli e anche aggiungere qualcos'altro. Se stiamo affrontando in maniera becera così tante crisi contemporaneamente che palesemente non stanno vedendo una risoluzione, sia quella climatica che sia quella migratoria o quella del sistema sanitario, è perché c'è stata una mancata programmazione. È perché così come per le scuole c'è stata una mancata pianificazione delle assunzioni, così come per la sanità pubblica c'è stata una totale mancanza di pianificazione dei fondi, così come per l'edilizia pubblica nelle scuole, tra l'altro. E come si può ottenere questa pianificazione? Tramite un'organizzazione, tramite quel tipo di organizzazione che tramite quel livello di coscienza ti vada a dire questa costruzione va fatta dal basso. Questa costruzione va fatta dal basso perché sappiamo perfettamente che i padroni non faranno mai i nostri interessi, che i padroni hanno appena condannato a morte un ragazzo perché l'avevano mandato a lavorare e poi è stato schiacciato da una trave d'acciaio e che ci vogliono far lavorare 200 ore per 3 anni semplicemente per fargli guadagnare di più. Di conseguenza io credo che anche una maniera per un po' riportare sul pratico l'analisi che ci siamo fatti fino ad adesso dell'alternanza, che ce lo siamo detti, un sistema classista e individualista che non fa altro che abituarti a quelle dinamiche di sfruttamento e soggiogarti ancora di più a quelle che sono le dinamiche della scuola in generale, un sistema del genere può essere cambiato solo tramite questo tipo di organizzazione, proprio perché c'è bisogno di un cambiamento radicale della nostra società, fondamentalmente. E se vogliamo ottenere questo cambiamento radicale, dobbiamo effettivamente costruire un qualcosa nel mentre. E proprio per questo io non smetterò mai di ribadire il lavoro che facciamo non solo all'interno dell'OPG, ma che in generale viene fatto da varie lotte politiche, anche da voi stessi del cantiere, per riuscire effettivamente a cambiare un qualcosa. Perché possiamo farci tutte le analisi del mondo a livello politico, ma nel momento in cui non c'è questa organizzazione di base che ti vada non solo a riportare quelle lotte che nascono in maniera spontanea per darle un minimo di coscienza in più, ma che ti vada ad organizzare quello che è una serie di studenti e studentesse coscientizzati riguardo tutto quello che sta succedendo, un soggetto di riferimento che abbia effettivamente idea di quello che sta andando a fare, non si riuscirà mai ad ottenere un cambiamento così radicale. Ed è per questo che questa componente risulta estremamente importante anche nel momento in cui si tratta di dover politicizzare riguardo una tematica che è quella della scuola-lavoro. Perché la scuola-lavoro, come abbiamo detto fino adesso, prende all'interno di sé una varietà di ambiti e di argomenti. E senza un lavoro organizzativo dietro, senza un qualcosa che ti vada a dare quella spinta di coscienza, è difficile che uno studente X ci arrivi e che soprattutto si possa arrivare in qualche modo con questo livello di coscienza delle mobilitazioni per poi effettivamente cambiarla. Perché non possiamo cambiare un sistema del genere se c'è una serie di studenti che non riconosce che c'è uno sfruttamento dietro, che non riconosce che studenti disoccupati tramite una politica del genere vengono messi l'uno contro l'altro da delle aziende, perché delle aziende vorranno semplicemente sfruttare il giovane fino alla morte, perché tanto legalmente possono anche non pagarlo, mentre il disoccupato ti viene a rompere il cazzo nel momento in cui non si trova dei diritti. Ti viene effettivamente a dire qualcosa nel momento in cui quei diritti, che tra l'altro non ci vengono neanche detti
le formazioni di sicurezza che facciamo all'inizio di ogni PCTO, che sono sempre basate più su quei fatti pratici, più che su dirti quali sono i diritti di lavoratore e in qualche modo anche di studente, perché in qualche modo nel momento in cui cominci a fare alternanza diventi fondamentalmente un lavoratore, non possiamo effettivamente portare questa lotta avanti fino a quando continueranno ad esserci delle componenti che chiederanno semplicemente un rimaneggiamento della scuola lavoro e non un'abolizione totale, in quanto contraddizione politica che nasce con un determinato sviluppo e obiettivo politico da parte di padroni e che di conseguenza non potrà mai cambiare totalmente. E oltre a questo direi che non avrei altro da aggiungere, perché il punto più forte e secondo me anche più importante di questa discussione, ripeto, che almeno sta uscendo, è proprio che l'importanza organizzativa non si vede solo all'interno della scuola, non si vede solo nella lotta, ma si vede anche quella che poi è stata questo modo di affrontare le varie crisi che stiamo vivendo e anche la crisi pandemica fondamentalmente, perché se la crisi pandemica è andata così male è perché non c'è stato questo tipo di pianificazione pregresso, perché la sanità pubblica per l'appunto è stata lasciata allo sbando per anni, così come la scuola. E poi adesso ci ritroviamo a dover affrontare una scuola lavoro che fondamentalmente ci sfrutta, ci ammazza e prova a metterci uno contro gli altri all'interno di categorie sfruttate. Grazie mille. Adesso salutiamo il professor Barbero e il professor Mantegazza. Grazie mille per i vostri interventi, per le vostre riflessioni. Ciao ragazzi, grazie a voi. E anche Girolamo Di Michele. Sì. Grazie a voi, ho imparato tante cose e tenete duro. Terremo duro. Speriamo di vederci in presenza quando sarà possibile. Va bene, la strada del cantiere la conosco bene, quindi spero di tornarci presto. Grazie. Grazie. Adesso mi sa che siamo rimasti noi e Vittorio, quindi non so se vogliamo discutere, qualcuno ha qualche domanda, qualcosa da dire, il microfono è qui. Più o meno. Se non sono scappati tutti, tra l'altro, cioè non ho avuto manco il tempo di andarmene. Sì, esatto, adesso devo rimanere. Abbiamo pure la serata, quindi... La fai... è sabato sera, vorrei farlo anch'io, no? Vabbè, se non ci sono domande, allora mi sa che salutiamo anche te. Ci vediamo quando vuoi, sei a Milano. Noi siamo qua, se no ti vuoi mandare a trovare a Napoli. Ciao Ayuso, spero di poter salire il prima possibile, almeno appena trovo i soldi. Ah. Vediamo. Adesso, tra poco ci sarà la cena organizzata dalla tavola sociale clandestina e dopo ci sarà il punk con i medium bio e gli antistanac. Poi mi approfitto, visto che ha un microfono bellissimo in mano, per ricordare il fatto che venerdì prossimo, 18 febbraio, ci sarà un corteo studentesco nazionale a Milano. Saremo in Largo Teramo alle 9:30 per lo slogan contro il nostro modello di scuola e prendiamoci il voto in tutti del futuro, come è scritto lì. E mercoledì ci vediamo in assemblea del coordinamento dei collettivi studenteschi alle 2:30 con il cantiere.